Ballando con le stelle, Alessandra Tripoli trionfa per la prima volta. La sensualissima e bravissima maestra del dance show di Rai 1, è salita sul podio più alto in coppia con Cesare Bocci. Cesare Bocci e Alessandra Tripoli sono i nuovi campioni della 13ª edizione di Ballando con le stelle. La puntata finale ha riservato al pubblico presente al Teatro del Foro Italico di Roma tante emozioni, che sono arrivate ovviamente anche al pubblico da casa. Non a caso per la seconda volta nella stagione Milly Carlucci incassa un vero e proprio plebiscito d'ascolti, superando la corazzata guidata da Maria De Filippi. Nonostante tutto però va detto che le due regine del sabato sera hanno sempre negato la competizione. È giunto il momento di parlare della finale andata in onda su Rai 1 sabato 19 maggio. La puntata è iniziata subito col botto ed i concorrenti si sono cimentati ballando con i loro familiari, Giaro Giarrattana e Francisco Porcella hanno potuto ritrovare le loro mamme. Jessica Notaro le due sorelle maggiori, mentre Natalia Guetta ha ritrovato l'amico Flavio Insinna. Giovanni Ciacci per la prima volta nel programma si è esibito con una donna, l'amica Valeria Marina. Cesare Bocci invece ha avuto un vero e proprio effetto caramba che sorpresa, poiché è scesa in pista sua moglie Daniela. La donna è stata colpita da un ictus postpartum ma non ha rinunciato a ballare con suo marito. Al termine dell'esibizione oltre al commento positivo di Caroline Smith si sono beccati un 10 da parte della giuria e la standing ovation del pubblico presente. Tra lacrime e brividi la gara è poi proseguita verso la meta finale. Cesare Bocci campione di Ballando con le stelle. La prima coppia a scendere in pista dopo l'esibizione a sorpresa è stata proprio quella formata da Cesare Bocci e Alessandra Tripoli. L'attore parlando della sua maestra ha rivelato, i lavori che mi hanno portato gioia posso contarli sulle dita. Quello con te è uno di questi. Una volta decretata la classifica provvisoria la palla è passata in mano al pubblico da casa, attraverso il televoto eliminando definitivamente Natalia Guetta e Giovanni Ciacci. Le quattro coppie rimaste in gara hanno dato luogo ad un nuovo confronto a due, Francisco Porcella ha scelto Giaro Giarrattana, mentre Cesare Bocci si è esibito contro Jessica Notaro. Da qui attraverso il voto della giuria unito al televoto passano, il surfista Porcella e l'attore Bocci. Nel testa a testa finale Cesare Bocci con una percentuale del 67 contro il 33 si è aggiudicata il podio più alto del programma, che dedica la vittoria a tutti i concorrenti per le fatiche spese. Per Alessandra Tripoli è stata la prima volta ad aver alzato la coppa dalle grandi orecchie.